Vola abbracciato alla sua stella il piccolo principe. Vola come forse starà facendo Carlo Alberto Conte, morto a soli 12 anni durante la sua prima corsa campestre. Nipote di Luca Umetto, proprio il giorno prima della gara, Carlo Alberto aveva espresso il desiderio alla mamma Valentina di finanziare i progetti dell'associazione che, dopo la morte dello zio, sostiene la ricerca sui tumori cerebrali con la vendita delle colombe pasquali. In poco tempo, ecco allora la nuova stella, il progetto Piccolo Principe che ha visto la pasticceria Fraccaro realizzare 500 colombe e il gruppo Aspiag Service mettere a disposizione la sua catena per la vendita. Colombe che saranno fatte nei 17 punti vendita di Padova e provincia, dove l'importo totale verrà devoluto all'associazione. Quindi dal 15 di marzo ci saranno in questi punti vendita queste colombe. Ha vinto tante sfide Paolo Venturini, ha corso nel deserto del Sahara e nel ghiaccio della Siberia. L'abbraccio ideale a Carlo Alberto Conte e alla sua famiglia lo lancia in questa nuova sfida. Un altro piccolo principe è Carlo Alberto che era tesserato per il gruppo sportivo Fiamme Oro, centro giovanile, e questo tragico evento non deve essere dimenticato ma anzi deve diventare lo spunto perché queste cose non accadano più. Eh, le morti improvvise dei ragazzi sono eh, adesso diventate l'obiettivo dell'associazione e queste colombe serviranno proprio per andare avanti con gli studi e cercare di capire quello che oggi la scienza ancora non conosce.